Salone. Grazie. Allora, Checco, come va? Checco, allora, come va? Lo voglio sapere subito, perché questa musica del Sì, drama? Ce l'ho fatta mettere io. Un omaggio a Giusy Ferreri, perché? Sì, l'ho fatta mettere io dal regista, anzi lo ringrazio. Grazie, Schicchi. Ma non è Schicchi il nostro. Si chiama Marco. Ho deciso di metterla perché è la canzone del momento. Sì, questo è vero, tutta l'estate. Di solito succede che queste canzoni pompate dopo un mese mi tediano. Questa invece devo dire che mi ha scassato cazzo. No, non è così. Dai, che sta anche una verità, canzone. La verità, no, vabbè. Ma perché? È un'opinione personale. Non gli datere. Ma fammi capire che differenza c'è tra tediare e scassare. Ma semiologicamente è tanto differente. Tipo, tediare vuol dire annoiare. Invece l'altra espressione si usa quando tu ti sei scassato. No, una tautologia. Non c'è un sinonimo, non c'è un sinonimo. No. Certo, Se dico questo è non a caso, è perché questa canzone, mi rendo conto che Zelling non è il programma giusto per fare del gospel. Zelling no. Ma gospel, per fare il gospel. No. Questa canzone è dedicata a me. Come sono il protagonista di questa canzone. Quella di Giusy Ferreri. Scusa, ma tu hai avuto una storia con Giusy Ferreri? Allora, sono tante cose da chiarire. Innanzitutto il nome Giusy Ferreri è un soprannome che ci hanno messo i colleghi del supermercato. Perché? Si fotteva i Kinder Ferretti. Ma non è vero! Ma l'ha fatto una volta, forse, ma... Una storia, e questa è la cosa che mi dà fare. Lei parla di una grande storia d'amore, di questo... In realtà, Claudio, è stato un epitaffio. Cosa intendi per epitaffio? Quando tu incontri una e ci dai subito il timbro finale. Dai, lei non può parlarmi di questa storia, mi sta tetiando. Mi sta tetiando pure lei. E una risposta ce la voglio dare qui a Zelling. A Giusy. Se fosse stata più di una sera, ti avrei capita e tu lo sai. Quanto sarebbe durata sta storia invece? È stato da mezzogiorno a luna. E dove sarebbe accaduta? Nel magazzino della Crai. Ma che tipo di relazione è stata? Come si dice a casa mia? È stata solamente una botta. È piaciuto? Mi è anche venuta la lasciata al GA. Perché lasciata al GA? Due in un carrello non ci si sta. Adesso bella senti qua. Devi scordarti di me. Sembra ingratitudine, ma in fondo chi ti ha mai cagata? Ma vedi tu per una chiavata, dai, devi scordarti di me. Era inevitabile che io ti abbandonassi. Non è sincera chi la dà la prima sera. Io la capisco anche, vedi. Chi mi conosce già lo sa. Perché vorrei sapere, sei irresistibile, cos'hai? Tieni presente Rocco Siffredi. E poi? Adesso aggiungi un'altra metà. Ma per favore! Devi scordarti di me. I miti ignoti. Vai con la solo! Ora. A parte, scusa, prima che ti dica quello, voglio sapere, hai le prove che questa storia sarebbe avvenuta nel carrello? C'ho i segni sulla schiena. chiedigli scusa, Giusy. No, più che chiedere scusa, voglio dire pubblicamente che sono un suo grande fan. Oh. Giusy, tu c'hai l'energia giusta, c'hai la faccia giusta, c'hai la preparazione, c'hai anche la monetina nel carrello. Tieni, il mio ricordo. Ti voglio bene. Che cosa, Salone? E
poco, tra poco. Besito.